Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Oggi vi presento con questo video un software gratis con cui possiamo realizzare i nostri progetti in grafica 3D vettoriale. Quindi seguite questo video, iscrivetevi se non l'avete già fatto, mettete un bel like e aiutate anche i vostri amici a iscrivervi, fategli vedere praticamente come si fa. A questo punto, sigla! Allora, quindi come vi avevo detto, adesso vi presento il sito con il software con cui possiamo realizzare i nostri progetti. Come potete già vedere, io questo programma, questo sito già lo uso già da tempo per realizzare i componenti che utilizzo per la stampa 3D. Come funziona? La registrazione è totalmente gratuita. Una volta entrati in questo sito, e non vi so pronunciare come si dice, TKCAD, che è un software dell'Autodesk, in descrizione vi metterò il link. Allora, andiamo in crea nuovo progetto. Davanti a noi si presenterà il piano di lavoro, dove possiamo inserire direttamente i pezzi che abbiamo qua sulla destra già fatti. Dobbiamo soltanto estruderli e dargli le misure. Quindi prendiamo ad esempio il cubo, lo posizioniamo qua al centro. Qui abbiamo i quattro angoli dove possiamo metterci le misure. Lo possiamo fare sia con il mouse o direttamente con la tastiera e dargli una misura precisa. La lista è piena di componenti da poter utilizzare, compresa la funzione testa. Ci sono altre funzioni, basta premere sulla finestra a tendine e possiamo trovare nello specifico anche le lettere singole. Oppure possiamo andare sui simboli o ancora sui connettori, altre forme, e poi ci sono anche quelle create dalla community. Ovviamente se siamo bravi possiamo creare anche noi dei componenti e inserirli nella community. Non so bravo in inglese. Allora, torniamo al pezzo che abbiamo realizzato. Facciamo finta che vogliamo bucare questo pezzo. Qui, se vedete, ce ne sono due in forma trasparente. Quindi prendiamo questo qui, il cilindro, lo posizioniamo qua così al centro, gli diamo una nuova, facciamo così, poi dopo, ecco qua. Allora, basta fare solo così, basta premere i due componenti tenendo premuti il tasto maiuscola, il cosiddetto tasto anche shift 1 e 2, e si va qua sopra, raggruppa, ecco qua. Adesso vedete il componente è stato bucato. Oppure in alternativa, allora torniamo indietro con Ctrl Z, si può anche rimanere così. Quando verrà esportato avremo comunque la parte bucata, però se noi preferiamo avere più un'idea ottica di quello che sta succedendo, possiamo fare anche in questo modo, bucare unendo i due componenti, oppure possiamo rimanere con la funzione vuoto all'interno. E questo è per quanto riguarda come bucare la forma. Ovviamente si possono fare tantissime cose. Questa qui, ad esempio, se dopo averlo fatto come solito lo vogliamo svuotare, basta cliccare sulla forma e poterlo svuotare. La stessa cosa vale anche con il cilindro che abbiamo messo all'interno, lo possiamo rendere solido o svuotarlo. Questo vale anche per gli altri componenti. Qui per essere più pratici, l'Autodesk ha inserito già questi due componenti trasparenti, però tutti possono diventare trasparenti. Allora, detto questo, mi mostra anche come è possibile spostarlo all'interno dello spazio. Se vedete qui in alto a sinistra abbiamo la possibilità di ruotare il componente come meglio ci aggrada o come lo vogliamo utilizzare. Allora cancelliamo tutto e vediamo un po' come poter spostare i pezzi. Torniamo di nuovo a cubo. Ok. Allora, come ho detto, i quattro angoli servono per regolare la dimensione. Per spostarlo nello spazio, qua in alto, se vedete, c'è una specie di piramide.
tenendo premuto con il mouse, lo possiamo spostare in altezza. Infatti, se andiamo sulla visualizzazione frontale, vedete, è stato spostato in altezza. Qua mi posso spostare anche nei lati, ancora in alto e sotto. Per ruotare il pezzo, se vedete, sulla forma c'è le due freccette che indicano verso il basso da entrambi i lati. Con il mouse mi posso posizionare e ruotarlo. Lo posso fare anche a manuale. Basta tenere premuto qua sullo 0 e gli do una misura precisa. Andiamo più, ecco qua. Ecco il cubo ruotato nello spazio. Se vedete, il programma è molto semplice, non è difficile da utilizzare. L'interfaccia è in italiano, non c'è bisogno, sinceramente, io lo uso già da un bel po', non ho avuto problemi di andare sui forum a cercare qualche suggerimento o altro. Anzi, un po' per volta sperimentando come utilizzare questo programma, sono riuscito a crearmi i miei, tipo questo qua, in un video precedente l'avete già visto, il portabobine l'ho realizzato proprio con questo programmino qua. È vero che ho utilizzato un modello già preesistente, io ho solo modificato, come ho detto nel video, utilizzando i cuscinetti più grandi, ho dovuto anche allargare praticamente il supporto. Ecco qua, caricato. Io questo modellino qua l'ho trovato in rete, io non ho fatto altro che aggiungere lo spessore per i cuscinetti. Adesso non so se riuscite a sentirlo dal microfono, io sto portando in stampa questo modello qua. Poi nel prossimo video vi spiegherò che cos'è questa nuova modifica che sto apportando alla mia stampante. Potete intuire da un video precedente che qua ho aggiunto un soffietto. Per il resto, poi quando andrò a stamparlo e a provarlo, potrò fare un altro video e spiegarvi l'utilità. Quindi vi lascio a una buona giornata. Spero che questo programma sia utile come lo è stato utile anche per me. Non dimenticate di aggiungere un like e di condividere questo video. Arrivederci.